La tradizione lirica italiana non ha mai smesso di essere viva. Scrivere un'opera nuova oggi significa proseguire in un solco già tracciato, in grado di coinvolgere generazioni molto distanti fra loro. Nelle parole di Marco Taralli, autore del Castello Incantato, sta anche il senso dell'operazione intrapresa dal Teatro Verdi, ovvero quella di commissionare nuove opere inserite nella stagione Sempre Verdi da 0 a 100. Il pubblico potrà ammirare con quanta maestria i laboratori del Teatro Verdi, quindi le sale, gli scenografi, i costruttori hanno veramente costruito in pochissimi giorni tutto l'impianto scenico, dai costumi meravigliosi alle scenografie. È la storia stessa del Castello Incantato, in scena da domani a martedì 26 febbraio, ore 11 e ore 18, e anch'essa Sempre Verde. È ispirata alla famosa favola di Christian Andersen, Il soldatino di stagno, solo che in questo caso ci sarà il lieto fine, posso anticiparlo, in quanto Piombino e la ballerina Stella, una volta entrati nel camino, anche grazie alla magia, grazie alla polvere lunare che ha delle proprietà magiche, ritorneranno in vita. Il libretto del Castello Incantato è di Fabio Ceresa, l'orchestra è diretta da Takayuki Yamasaki e per la prima volta Andrea Binetti sarà il cattivo, anche se si tratta di un cattivo sui generis. Sarò Jack in the Box, il cattivo, e per me è un ruolo importante perché è la prima volta che affronto il ruolo da cattivo, ma è un cattivo per modo di dire, è semplicemente un giocattolo arrabbiato perché è stato dimenticato nel fondo di un cassetto al buio. Dunque una favola in musica con tutti gli ingredienti, fate, ballerini, una matriosca, nonché una musica melodiosa anche nelle costruzioni più complesse. Venite a sognare nel Castello Incantato.